Il Fadini resta tabù per il Giulianova, 6 partite disputate, un solo punto conquistato nello 0-0 con il Fiuggi e ben 5 sconfitte, l'ultima contro l'Aprilia grazie alla straordinaria punizione calciata dall'ex juventino Olivera. Palla sulla parte bassa della traversa con la sfortunata deviazione di schiena di Amadio. Non è stata una bella partita, giocata peraltro su un campo pesante e scivoloso, moduli inizialmente quasi speculari, ma gli ospiti hanno messo in campo una maggiore cattiveria agonistica, cercando di mantenere un baricentro alto, una linea difensiva altrettanto alta e una superiorità numerica a centrocampo con un 4 contro 3 quasi costante. Tra i giallorossi l'esordio dei nuovi acquisti Caso, Battilana e Celin, esordio anche per De Cerchio prelevato ad inizio anno ma mai utilizzato. Quest'ultimo invece è sceso in campo dalla mezz'ora del primo tempo per l'infortunio di Antonelli. Una prima frazione di gara povera di emozioni, anche se al 26esimo Paudice aveva vinto il duello con il suo dirimpettaio sulla linea di fondo, scagliando il pallone in rete da posizione difficile. Ma per il secondo assistente, la sfera, poco prima di essere calciata in porta, aveva oltrepassato la linea che delimita il rettangolo di gioco. Giallorossi in affanno nelle battute finali dei primi 45 minuti. Amadio compie un mezzo miracolo su Bosi, che da due passi riesce a calciare in porta, mentre poco più tardi Calisto approfitta di una incomprensione tra Amadio e Battilana. Fortuna per i padroni di casa che in tuffo il giovane difensore avversario non inquadra lo specchio della porta. Anche nella ripresa l'Aprilia sfrutta la maggiore fisicità andando a presidiare ogni zona del campo, lottando su ogni pallone e vincendo spesso i contrasti sulle seconde palle. Mister Del Grosso richiama Battilana e uno spento Campagnacci per inserire Ancinelli e Cipriani, ridisegnando la propria squadra. Poi è la volta di Celin a lasciare il campo per avere una maggiore vivacità con Barlafante. Qualcosa in più si vede, ma la truppa giuliese paga le troppe assenze in difesa, con Danna costretto a giocare centrale sulla linea arretrata, lui che invece ha piedi buoni da regista basso. Il tecnico di casa ha dovuto fare di necessità virtù. La punizione da cui scaturirà il gol ospite nasce da un errore in chiusura di De Cerchio, che sgambetta al limite dell'area a Bosi. Il numero 7 non avrebbe potuto fare nulla da quella posizione, anche perché in copertura era arrivato Ferrini. Olivera si sistema il pallone un paio di metri più distante dal vero punto di battuta. Il suo destro è potente, nulla da fare per Amadio e il minuto 33. Manca poco tempo alla Giulianova per rimontare, qualche buono spunto lo crea pure, ma alla fine a festeggiare saranno i laziali, giallorossi sempre più in difficoltà in classifica con appena 5 punti conquistati e una salvezza sempre più distante. Federico Del Grosso, partiamo dall'errore in difesa quando è stato concesso quel calcio di punizione dal limite all'Aprilia, perché poi la condanna del Giulianova è arrivata lì con il gol di Olivera, su quella punizione che poteva essere evitata. Sì, doveva essere evitata. Cosa che mi dispiace è che siamo su alcuni frangenti poco concentrati, poco cattivi, e non possiamo permettercelo. Questo è quella cosa che mi ha dato fastidio più di tutto, perché in questo campionato l'attenzione massima è quella che dopo ti premia. Siamo stati disattenti su un episodio che ci ha condannato. La partita non è stata una bella partita, a dir la verità, per carità. L'Aprilia comunque è una squadra forte fisicamente, dotata. Sì, l'Aprilia è una squadra forte, organizzata, una squadra comunque costruita per altre posizioni. Però ecco, siamo andati un po' in difficoltà nel palleggio, però non mi sembra di aver sofferto chissà quanto dell'Aprilia. È stata una partita brutta, in un fondo difficilissimo, però ecco, cosa dobbiamo purtroppo accettare la sconfitta. Da dove si riparte? Si riparte sicuramente da un atteggiamento diverso, da un atteggiamento molto più cattivo, molto più concentrato, perché è tutto lì. Però ecco, io sotto il profilo dell'impegno, come ripeto sempre, non posso rimproverare nulla ai ragazzi, se non da qualcuno qualche disattenzione, qualche ingenuità che non possiamo concedere, perché ormai non c'è più tempo tutto qua.
Mister, portate a casa tre punti importanti per la salvezza, per una salvezza tranquilla. Avete dimostrato, insomma, soprattutto forza fisica. Lì in mezzo al campo avete conquistato, sulle seconde palle siete sempre arrivati primi e insomma poi alla fine avete portato a casa questo risultato fondamentale. Sì, diciamo che le seconde palle sono state generate da un atteggiamento nostro, perché comunque andando a prendere gli appoggi in avanti loro calciavano il pallone e quindi siamo stati poi bravi a ricompattarci e essere aggressivi su queste seconde palle. La determinazione che hanno avuto oggi i miei è stata una determinazione dal primo fino all'ultimo minuto, forse la prima partita. Abbiamo avuto l'impressione che fisicamente la sua squadra stia meglio. No, ma noi è chiaro che quando c'hai dei risultati, ecco, magari altalenanti, perdi diverse partite anche in maniera un po' ingiusta, se vogliamo, no? Comunque la qualità del gioco c'è sempre stata e perdi un po' di fiducia. Invece oggi devo dire che i ragazzi sono stati in partita sia dall'inizio fino alla fine. A volte abbiamo sbagliato le partenze e ci siamo ripresi nei secondi tempi, quindi la squadra fisicamente è stata sempre bene. E poi è una questione molto anche mentale, insomma, penso che oggi siamo stati molto determinati e poi c'è stata comunque, non ci sono state tante occasioni, ti ripeto, però insomma penso che la palla l'abbiamo